Cioè, grazie, inizio io, prendo la parola, le rubo lo spazio dell'apertura se mi permette e come concordato sarò velocissima. Mi ha presentato il dottor Croce, quindi presento a tutti Matto Pamela, sono qui in rappresentanza di Zentiva. Solo due parole sull'azienda per chi non la conoscesse. Zentiva è una realtà piuttosto giovane in Italia, in realtà ha una storia di 500 anni perché nasce oltre 500 anni fa a Praga. Mi piace raccontarlo perché nasce proprio come una farmacia, ecco il senso poi di quella che è la mission di Zentiva in Europa e soprattutto in Italia. Arriva nel mondo farmaceutico solo nel 2008 all'interno, voi lo saprete, del gruppo Sanofi come business unit di farmaco equivalente, quindi orientata all'accessibilità del farmaco, per poi diventare un'azienda indipendente nel 2018. Oggi siamo un'azienda indipendente con headquarter a Praga, quindi un'azienda europea, con un manufacturing quasi tutto in Europa per il 90%, un'azienda totalmente nuova nel 2020. A partire dagli ultimi due anni si è rinnovata totalmente, oltre a un continuo sviluppo ovviamente del portfolio di farmaci equivalenti, che oggi ormai è equivalente a tutti gli altri competitor del mondo del generico, ma orientata anche al target medico. Abbiamo aperto una business unit di cardiovascolare, respiratorio e abbiamo lanciato il primo biosimilare per mettere piedi anche nell'oncologia. Non solo al trattamento, nell'ultimo anno abbiamo sviluppato un portfolio di consumer healthcare, quindi integratori alimentari innovativi, che è culminato poi a dicembre con l'acquisizione del portfolio di Sanofi con due brand storici, Soluzione Shum, che conoscerete tutti immagino, e soprattutto tutta la linea Zerino. In tutto questo siamo orientati quindi alla prevenzione, al trattamento e al benessere, ma non solo. Post-Covid, quindi negli ultimi due anni, diciamo così, abbiamo voluto avvicinarci ancora di più al ruolo del farmacista, soprattutto nel supportare e rendere concreto quello che è la farmacia dei servizi, che poi vedrete probabilmente all'interno di questa serata essere un po' il futuro della farmacia. Come lo facciamo? Beh, sponsorizzando e supportando il farmacista attraverso progetti specifici, in particolare due che sono i più recenti. Uno che è una certificazione, quindi la certificazione della farmacia per la prevenzione cardiovascolare, e questo per aumentare ulteriormente, qualora ce ne fosse bisogno, il valore della professione del farmacista, e poi soprattutto il progetto FASLAB. Penso che alcuni di voi probabilmente l'avranno conosciuto tramite i nostri referenti di zona. Il progetto FASLAB è un progetto sponsorizzato da Zentiva, ma in collaborazione con partner ed esperti tecnologici, che è volto alla telemedicina sostanzialmente, quindi a rendere concreto la farmacia dei servizi. Telemedicina data da una piattaforma multidisciplinare, la prima che fa accedere il farmacista, il medico di base, lo specialista e il paziente ad un vero fascicolo sanitario, collegabile poi al fascicolo sanitario nazionale ovviamente, la prima che mette a disposizione strumenti, device innovativi, tutti made in Europe, pratici da usare per voi, comodi da usare per il paziente. Stiamo parlando dei classici servizi di telemedicina, di telecardiomedicina, ma non solo, anche con il primo laboratorio d'analisi completo che via via il nostro partner sta sviluppando per poter fare in farmacia tutte le analisi che oggi si fanno in ospedale. Questo servizio ovviamente è portato avanti ed è promosso dal nostro partner, noi lo sponsorizziamo supportando il farmacista con la visibilità ovviamente sul punto vendita e soprattutto su campagne di sensibilità sulla popolazione. Dottor Croce, io penso di essere stata nei tre minuti, forse meno. Perfetto. Forse meno, ringrazio la platea ovviamente. Grazie dottoressa. Per la presenza e ringrazio lei. Allora, siccome dobbiamo economizzare i tempi, anche perché aspettiamo il sottosegretario, se tre minuti. Passerei la parola così all'avvocato Leopardi, se posso. Un minuto e mezzo.
Allora, dottor Pennacchio, siccome la cooperativa Farla ci ha sponsorizzato l'evento, una breve comunicazione del dottor Pennacchio, così passiamo poi al nostro ordine del giorno. Prego. Allora, grazie Emilio. Il bello della diretta è pure quello di avere le sorprese all'ultimo momento. Ma la diretta è questa, che ci avevo lavorato un bel po', non si può inserire perché è tutto cablato, quindi devo inventare adesso tutto quello che devo dire che stava qua dentro. Non è facile, però noi siamo graditi sponsor di questa serata. Noi siamo la cooperativa Farla di Latina, che opera in tutto il Lazio. Io sono il presidente e siamo stati molto molto felici di poter contribuire alla riuscita di questa serata come sponsorizzazione. Noi siamo una cooperativa che lavora in tutto il Lazio, abbiamo oltre 800 farmacie, c'era un filmato ma non lo posso in nessun modo replicare perché non ho le capacità né le competenze, e c'erano pure qualche slide. Risparmiamo tempo, vi ringrazio di avermi ascoltato, ringrazio Emilio e tutto il consiglio e ci siamo sbrigati. La prossima volta arrivo un po' prima. Grazie. Grazie al dottor Pennacchio, e a questo punto io comincerei, per poi non rubare spazio alla tavola rotonda e alla cerimonia conclusiva. Allora, autorità, gentili signore e cari colleghi, il Consiglio dell'Ordine ha organizzato questo incontro, che è il primo della serie. Il prossimo si terrà sempre qui il 5 luglio, per onorare i colleghi che hanno compiuto i 25 anni di attività professionale. Dopo un quarto di secolo siamo di fronte a sconvolgimenti complessi e difficili da metabolizzare e a un ridisegno delle planimetrie sanitarie che impongono soluzioni adeguate al momento. Resilienza, ripresa, recessione, inflazione, economia di guerra, ricostruzione, domanda interna che cambia verso, debito pubblico e tassi di interesse sono tutti temi che ci riguardano purtroppo da vicino. Gli effetti deleteri delle quattro crisi, pandemia, guerra, inflazione, energia, sovrapposte nell'ultimo triennio, giustificano le necessità di riconsiderare il modello della nostra professione. Tra 20 anni i ventenni in Italia saranno un terzo degli attuali. Il nostro paese è interessato da un processo di invecchiamento che ci consente di apprezzare le implicazioni sul funzionamento del mercato del lavoro e sull'equilibrio del sistema del welfare. Il Covid-19 ha reso centrali i temi della salute, agendo sulle percezioni soggettive, intaccando quella rappresentazione della salute e delle malattie e velocizzando l'implementazione e l'uso dei big data e dell'intelligenza artificiale legati alla domanda di salute, la cui minaccia rappresenta la grande sfida per la sanità. Per affrontarla occorre integrare le reti sanitarie e assistenziali che, partendo dal domicilio del paziente e attraversando il territorio, compresa la farmacia, arrivi in ospedale, connettendo anche il versante dell'assistenza sanitaria in un sistema di residenzialità per anziani e non autosufficienti, al fine di evitare l'affollamento delle terapie intensive e offrire immediate risposte ai pazienti nei loro domicili. I farmacisti hanno dimostrato il ruolo concreto e quanto e come la farmacia e la professione farmaceutica siano presidi imprescindibili del sistema sanitario nazionale, protagonisti
di quell'assistenza territoriale alla quale si guarda oggi con grande attenzione. Ma se sulla spinta dell'emergenza pandemica la nostra comunità professionale ha accelerato il percorso di trasformazione in direzione dei servizi sanitari di prossimità, è il momento questo che la farmacia riprenda la sua vocazione originaria, ossia quella del farmaco, centro, motore e fulcro dell'attività del farmacista, e ciò anche al fine di consentire l'accesso ai pazienti dei nuovi farmaci fondamentali per alcune terapie. Nell'ultimo collegato alla manovra di bilancio è stata approvata la laurea abilitante, il provvedimento che fa coincidere l'abilitazione all'esercizio della professione con l'esame di laurea. Questo impone una revisione del piano di studi che valorizzi le scienze biomediche al fine di consentire al neolaureato di rispondere con appropriatezza alla domanda di salute del paziente. Paziente che è stanco di fare file e perdere tempo prezioso per le cure e chiede di poter ritirare direttamente in farmacia tutti i medicinali prescritti attualmente erogati in DPC o in distribuzione diretta da parte degli ospedali. Entrando nel merito della nostra riunione, ognuno è perfettamente consapevole del percorso, per molti versi necessitato da spinte dei cambiamenti intervenuti nella società, nella politica e nella sanità del Paese, che la professione ha compiuto in questi ultimi anni, evolvendo e trasformandosi rapidamente. Non siamo più percepiti come meri dispensatori di farmaci, ma professionisti capaci di assicurare sul territorio, con grande professionalità, una serie di servizi importanti in ordine sparso: aderenza terapeutica, farmacovigilanza, erogazione di prestazioni cliniche, vaccinazioni, telemedicina, campagne di screening preventivi, prenotazioni CUP e ritiro referti. Prima di iniziare appunto la riunione, io stavo aspettando il sottosegretario Gemmato. Non è che l'avete mandato giù, no? Qua tutto è possibile. Allora, aspettiamo che arrivi il sottosegretario e quindi cominciamo. Quindi non voglio sottrarre spazio ai relatori, che anche da parte del Consiglio dell'Ordine ringrazio per la loro disponibilità, e quindi prima di passare la parola al dottor Donato Sambucaro, che appunto coordinerà questa tavola rotonda, mi corre l'obbligo di salutare le autorità presenti. Quindi il dottor Pennacchio già l'ho salutato, il dottor consigliere Guido Carpani, direttore generale della Federazione degli Ordini dei Farmacisti italiani, il professor Andrea Urbani, che appunto è presidente del corso di laurea in farmacia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Quel cenno che facevo alle scienze biomediche da così rimodernare per quanto ci riguarda, è appunto il corso che c'è, il nuovo corso di laurea che ormai è al quarto anno, no? Quarto, quinto? Sono rimasto indietro. Allora, quinto, quindi ecco, quindi questo ci mette sulla strada giusta, perché dobbiamo correggere il tiro, lo facciamo pure con la sapienza. Poi alla prossima riunione ci sarà pure il preside della sapienza. Per cui, dottor Sambucaro, io ringrazio tutti per l'attenzione e passo la parola al coordinatore della tavola rotonda. Grazie tante. Grazie mille Presidente, grazie anche dell'occasione di essere qui. E non tolgo tempo ai relatori, quindi lascio loro la parola per questo confronto, però credo molto utile questo dibattito sul tema di come la professione risponde alle sfide della modernità. Ecco, partirei dal professor Luca Dezzi, ordinario di economia, gestione delle imprese alla Sapienza, a cui chiederei di introdurci proprio al tema, di parlare di quali sono le parole chiave che guidano il modo in cui il mondo sta cambiando, il modo in cui lo scenario
anche delle professioni sta cambiando e quindi come sta evolvendo e come il mondo delle farmacie può rispondere a questa evoluzione, a questo cambiamento. Grazie, grazie Donato. Ringrazio innanzitutto il Presidente che mi ha voluto invitare qui e saluto tutti voi farmacisti del 25esimo anno. Il Presidente ha sorvolato in maniera rapida ma esaustiva tutti i punti critici che riguardano così la tematica relativa all'innovazione e alle sfide che in qualche modo riguardano la professione del farmacista. Io mi soffermo brevissimamente su alcune parole chiave, peraltro già dette: il clima, la globalizzazione, i flussi migratori, l'inclusione, il PNRR, la scienza, la tecnologia e via via la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale. È proprio intorno a queste parole che cambiano le traiettorie evolutive della vita delle persone, delle imprese, dei sistemi, paese e anche delle professioni. Le poche riflessioni che sollecitato dal moderatore mi sento di condividere con voi riguardano proprio il ruolo della tecnologia, della digitalizzazione nell'ambito dello sviluppo di una professione come la vostra, una professione a fortissimo impatto erogativo e sociale. Infatti la farmacia, inutile ripeterlo, è un centro sociosanitario polifunzionale a servizio delle persone che non stanno bene, un punto di raccordo tra ospedale e territorio e una sorta di front office del Servizio Sanitario Nazionale. Ad ogni modo, la figura del farmacista rappresenta sempre e sempre rappresenterà il vero valore aggiunto della farmacia. I farmacisti, non importa se lavorano in una farmacia piccola, media, grande, se gestiscono farmacie proprietarie o gestite da grandi gruppi, i farmacisti inevitabilmente prendono ogni giorno e debbono sempre prendere più confidenza con la tecnologia, con i POS, con le interfacce di ricerca, i sistemi di prenotazione di servizi e smaltimento file e in prospettiva con totem farmaceutici tipo quelli con cui ordiniamo i panini da McDonald's, e applicazioni per smartphone che consentono tutte le belle cose che ci ha detto il nostro presidente, il vostro presidente, e in prospettiva con software che di giorno in giorno sono animati sempre più da qualcosa di molto simile, di progressivamente coincidente con l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale consente e consentirà la gestione del magazzino, la gestione dei prezzi, delle promozioni ed in generale l'ottimizzazione complessiva della gestione della farmacia e della sua offerta. In poche parole, inutile ripeterlo, la professione del farmacista è sfidata dalla tecnologia e dalla digitalizzazione. Ora, senza disturbare l'intelligenza artificiale, che è importantissima, quante farmacie hanno un software contabile, gestionale? Tutte. Quante farmacie che hanno un software gestionale, cioè tutte, hanno attivato la funzione che consente di scaricare e stampare l'elenco di tutti gli scontrini per singolo codice fiscale? Non tutte. Questo consente all'utente di confrontare ciò che trova sul cassetto fiscale e vedere se l'Agenzia delle Entrate è aderente a ciò che lui ha veramente speso. Questa non è intelligenza artificiale, questa è una funzione che è prevista, attivabile in tutti i vostri software. Ed ancora, quante farmacie processano le mail o avvertono con messaggi WhatsApp che sono arrivati i farmaci? Molte, non credo tutte. Quanti farmacisti
scrivono sul retro della ricetta, della fotocopia della ricetta del medico di base, un numero che gli consente di ritrovare rapidamente la ricetta se l'utente deve cambiare farmaco. Ancora molte, anche una di mia conoscenza. E quindi intorno a questa sfida, che prospetticamente sarà di diventare sempre più digitali, sempre più intelligenti, anche artificialmente, ma è proprio intorno a questa sfida che mi piace raccontarvi del fatto che dirigo un progetto di ricerca finanziato dall'Ateneo Sapienza proprio in materia di tecnologia e digitalizzazione delle farmacie. E, con il supporto dell'Ordine, che ringrazio ancora, sono qui a proporvi di voler rispondere a un questionario che nei prossimi giorni vi verrà somministrato via mail nel database appunto in possesso dell'Ordine. E vi chiederei di non considerarlo come tempo sottratto alla vostra professione, ma come un piccolo impiego, un piccolo investimento di tempo a favore di uno strumento finalizzato a individuare aree di utilità e anche di criticità nel rapporto tra farmacista e innovazione. E, cosa dire, ci vorrebbe un finale ad effetto, mi viene in mente quello che ho sentito e ho molto apprezzato, detto da una persona che mi è cara: fare questo questionario non è un treno, ma è un trenino che passa, un trenino che passa e che mi aiuta e ci aiuta a focalizzare meglio quali possono essere esigenze e criticità di questa vostra professione. Un trenino che passa e speriamo che ci porti verso un bel futuro. Grazie, grazie professore per averci introdotto anche i temi dell'innovazione ma anche e soprattutto della professione. Quindi chiederei al professor Franco Falorni, che conosce il mondo universitario ma conosce anche quello delle professioni da commercialista, proprio quali sono, ecco, riprendendo il tema della tavola rotonda, quali sono le sfide che il mondo, chiaramente il mondo delle farmacie ma anche il mondo delle professioni più in generale, ha di fronte e come affrontare queste sfide. Nell'attesa intanto del sottosegretario che è in arrivo. Quando arriva mi fermo? No. Buonasera a tutti, grazie Presidente, grazie a tutti voi di questa partecipazione. Io andrò fuori tema, sicuramente. Io ho 7 minuti, avvio, però non lo guardo mai, attenzione, se in caso mai ditemi stringi. Volevo parlare, il tema è la professione di fronte alle sfide della modernità. Io vorrei parlare un attimo dei giovani, degli junior e dei senior. Qui ci sono molti senior e quindi ricchi di grande professionalità, quindi ricchi di grande storia, e sono a disposizione dei giovani per poter trasferire informazioni. Però bisogna capire chi sono questi giovani. È stato bello in questi giorni incontrare i ragazzi di farmacia del 4º-5º anno. Era stato sospeso il corso, ho visto 160 ragazzi che veramente hanno voglia di portare avanti gli studi e entrare in farmacia e fare questa bella professione. Ma sono giovani che hanno 22, 23 anni, 24 anni. Come la pensano? Primo punto. Secondo punto. L'altro giorno è venuta in studio una mia cliente, Chiara. Chiara è una farmacista, no? Una vostra collega, lucchese. È venuta un po' arrabbiata perché la figliola, Maria, molto brava, eccetera, eccetera, e mi dice: sai Franco, Maria sarà anche tanto brava, ma il venerdì, 6:15, prende il camice, l'attacca e va a fare l'aperitivo. Terzo punto, sicuramente voi sapete e conoscete il lavoro svolto dalla Fondazione dei Consulenti del Lavoro. Recentemente c'è stato uno studio molto interessante che ci ha detto
Guardate, le persone fino a 39 anni stanno cambiando lavoro per due motivi, o cercano lavoro per due motivi fondamentali. Il primo, ovviamente, vogliono trovare un miglior benessere economico, ma non è così importante quanto poter avere una qualità di vita diversa, più tempo libero, l'aperitivo. Ora io lo banalizzo, l'aperitivo, ma voi siete estremamente intelligenti, siete senior e quindi capite quello che io voglio dire. E quindi noi cerchiamo di individuare quelle che sono le sfide della professione per un nuovo ciclo, un nuovo tempo, e per me la sfida principale è quella di trovare una connessione tra le esigenze del senior e le esigenze dello junior e uscire da un potenziale scontro, come di solito ci può essere. Attenzione, perché ci sono dei profili estremamente diversi che possono generare scontro. Bene, quarto punto. Mi dicevi, si è parlato di intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. La professione del farmacista si trova di fronte a diverse sfide nell'era moderna. Ecco alcune delle principali sfide affrontate dai farmacisti. 1. Espansione del ruolo clinico. Parlo del titolo, non ci avrei tempo per spiegarlo meglio. 2. Avanzamento tecnologico. Si è detto prima. 3. Gestione dell'informazione. 4. Adattamento alla politica sanitaria. 5. Preoccupazione etiche e legale. Per affrontare queste sfide, i farmacisti devono impegnarsi nella formazione continua, rimanere aggiornati sulle nuove scoperte scientifiche e sulle tendenze nel settore farmaceutico. Inoltre, la collaborazione interprofessionale tra i vari operatori sanitari è fondamentale per fornire una cura integrata e di alta qualità dei pazienti. Ma tu, dico io a ChatGPT, si sta parlando di intelligenza artificiale, perché questa relazione non l'ho scritta io. Salutiamo il sottosegretario Gemmato che ci onora della sua presenza. Un attimo, ho 30 secondi. Un attimo, quindi vi dicevo quelle che sono le sfide. Quelle sfide che vi ho letto prima non sono venute fuori dalla mia testa, sono venute fuori da ChatGPT, cioè l'intelligenza artificiale. Ma tu, gli dico io a ChatGPT, ma come fai a sapere tutte queste cose? Come intelligenza artificiale sviluppata, ho accesso a una vasta quantità di informazioni e conoscenze che mi sono state fornite durante il mio addestramento. Sono stato addestrato su una vasta gamma di testi, tra cui libri, articoli scientifici, siti web e altro ancora, per ottenere una conoscenza generale su una vasta gamma di argomenti. Comunque è sempre consigliabile verificare le informazioni importanti con fonti affidabili o consultare esperti qualificati per garantire la precisione delle risposte. Cioè anche l'intelligenza artificiale, che può essere, bisogna stare attenti, se noi nutriamo un mostro o se l'intelligenza artificiale, se ben gestita e conosciuta, può veramente arricchire le nostre conoscenze e il nostro lavoro. Questa è una sfida che noi abbiamo da portare avanti nel prossimo futuro. Ho risparmiato 32 secondi. Grazie. Grazie professore, non solo per il tempo ma anche per gli spunti, gli stimoli che ha lanciato a tutti noi, credo. Chiederei forse la pazienza al direttore Lazzaro, lascerei invece l'intervento, se vuole, per non rubargli troppo tempo. Perfetto. Prima appunto di
passare al terzo relatore, mi corre l'obbligo appunto di salutare e ringraziare l'onorevole Marcello Gemmato, sottosegretario di Stato alla Salute, che appunto ci onora della sua presenza, e voglio esprimergli anche l'orgoglio di annoverare un collega in un ruolo istituzionale di così alto livello e responsabilità. Quindi, siccome io ho parlato prima, perché bisogna abituarsi in questo paese agli orari, non è riferito a te, per carità, ma però voglio dire, e allora per economia, perché ci sono quelli che sono arrivati prima e quindi dovevamo per forza di cose cominciare. Quindi, interruzione tecnica, ripasso la parola al moderatore. Grazie Presidente. Chiuderei con chiedendo all'avvocato Marco Lazzaro, il direttore generale dell'ENPAF, riprendendo il tema dell'intelligenza artificiale e di quali sono però le opportunità, ovviamente i rischi, ma anche le opportunità che l'intelligenza artificiale pone per superare le sfide della professione, le sfide che abbiamo di fronte. Ma io credo che comunque oggi voi siete arrivati alle 7:30, perché io alle 8:05 stavo qua, non è mai successo che una riunione al nobile collegio alle 8:05 fosse già in procinto di iniziare, quindi secondo me c'erano due orari negli inviti. Però detto questo, ecco, per ritornare al tema, diciamo, dell'incontro di questa tavola rotonda, io credo che l'intelligenza artificiale non solo sia un'opportunità, ma nel tempo diventerà una necessità, ma diventerà una necessità a 360 gradi. Ecco, oggi è una giornata molto importante. Il Parlamento europeo ha approvato la proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale. Vi ricordate il regolamento sui dati personali e sensibili? Quella normativa è uscita dopo circa 12 anni. Sull'intelligenza artificiale la Commissione europea lo scorso anno ha adottato un regolamento, ha una proposta di regolamento, e oggi il Parlamento europeo l'ha approvata, e quindi probabilmente per finire l'iter, diciamo, normativo, prima della fine di questa legislatura europea, noi avremo in Europa e saremo la prima diciamo, grossa realtà nazionale che avremo una disciplina completa sulla intelligenza artificiale. Ma questo per quale motivo? Perché c'è in effetti una grande preoccupazione, perché l'intelligenza artificiale è una grande opportunità, ma nello stesso tempo può essere anche uno strumento per poter intervenire in settori importanti, anche strategici, che in qualche modo possono confliggere anche con i diritti individuali della persona. Chi chiede oggi di intelligenza artificiale, soprattutto nell'ambito professionale, si pone il problema: ma non è che l'intelligenza artificiale sostituirà il lavoro, sostituirà i professionisti? Noi abbiamo di fronte, il professor Falorni prima citava di alcuni dati relativi all'università, della necessità comunque di confronto tra le diverse, diciamo, generazioni. Noi stiamo assistendo, e non è un problema solo del nostro paese, a un deserto demografico che sarà globale. Vi ricordate fino a qualche anno fa che ci dicevano tutti quanti: non ci sarà più le risorse idriche, non ci sarà più da mangiare per la popolazione su questa terra? Allora considerate che nel 1990 l'indice di fertilità a livello globale era 3.2, ogni donna aveva 3.2 figli. E lo scorso anno siamo scesi a 2.3, senza l'effetto del continente africano, in particolar modo dell'Africa subsahariana, noi saremo a livello globale sotto il cosiddetto livello di equilibrio demografico, che è 2.1. Considerate che in Italia oggi noi siamo a 1.23, il paese più diciamo fertile dal punto di vista demografico è la Francia, che comunque è al di sotto di quel 2.1, è 1.8. Tutti i paesi culturalmente avanzati, socialmente avanzati, sono al di sotto di questo indice. Ma culturalmente e socialmente avanzati abbiamo anche la Russia, abbiamo anche la Cina, abbiamo anche l'India, cioè abbiamo anche delle grandi realtà molto importanti. Ecco perché, per ritornare al discorso dell'intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale può rappresentare quel passaggio necessario per poter far fronte a quella che sarà la carenza di personale nei diversi settori
lavorativi che noi avremo nei prossimi decenni. Considerate che già nel 2030 in questo paese noi avremo 3 milioni in meno di abitanti, nel 2040 ne avremo 5 milioni in meno, nel 2070 ne avremo 11 milioni e mezzo e soprattutto, per ritornare a quel discorso che aveva rappresentato il professor Falorni, avremo 2 milioni e 200 mila ultranoventenni. Quindi pensate voi che criticità noi avremo dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro e della gestione delle risorse umane e nel contempo della sostenibilità del welfare. Un ultimo appunto, qualcuno dice sì, vabbè, ma questi indici demografici poi possono migliorare in prospettiva. Ormai i dati sono consolidati, maggiore è la evoluzione sociale economica di un paese, più alto è l'abbassamento di questo indice demografico. Considerate che nel nostro paese noi avevamo l'indice di fertilità più elevato, l'abbiamo avuto nel 1964 con 2.6, oggi siamo a meno della metà, 1.23. Ecco, questi sono dati su cui noi dobbiamo in qualche modo riflettere, tenendo peraltro presente che forse invece che, visto che abbiamo anche la fortuna di avere anche una persona autorevole oggi che rappresenta il governo, che forse è più opportuno, più che continuare a prevedere, come hanno fatto peraltro altri paesi, tentativi per poter migliorare gli indici di fertilità attraverso il sostegno alla natalità, in quanto questi sostegni di fatto poi diventano dei benefit per il reddito familiare e non incentivano concretamente la natalità, forse varrebbe anche in qualche modo la pena cercare di spostare più risorse verso la formazione e verso l'università, perché comunque l'intelligenza artificiale dovrà essere un patrimonio comune, non solo di due o tre paesi. In questo senso anche il nostro paese dovrà acquisire uno spazio. Un ultimo appunto su questo regolamento. Ecco, noi non avremo macchine della verità, fortunatamente, in Europa come altri paesi hanno, quindi non potranno essere utilizzati i cosiddetti software emozionali attraverso l'intelligenza artificiale. E attraverso l'intelligenza artificiale sono stati posti dal Parlamento europeo anche importanti paletti per quanto riguarda le identificazioni dei dati biometrici e dei dati facciali. Per esempio, molti di voi non sanno che in Cina, se uno entra dentro una metropolitana in un determinato vagone, l'autorità amministrativa già sa in quel vagone chi ci sta, che faccia c'ha e dove abitano. Ecco, questa cosa in Europa fortunatamente non sarà possibile, quindi non sarà possibile un'identificazione di dati biometrici in tempo reale, neanche con il provvedimento dell'autorità giudiziaria, e potranno essere gestiti i dati in forma non reale soltanto attraverso un provvedimento del giudice. Quindi non sarà possibile per l'autorità amministrativa gestire questi dati. Vi ringrazio. Grazie direttore anche per questo squarcio su un futuro prossimo e in parte preoccupante anche dal punto di vista, come diceva, della regolazione. Lascerei le conclusioni, l'intervento al sottosegretario Gemmato, ringraziandolo ancora per la sua presenza, ringraziando ovviamente l'avvocato Lazzaro, il professor Falorni e il professor Dezzi per i contributi alla nostra tavola rotonda. Sì, grazie, un ringraziamento, un saluto al tavolo di presidenza, un saluto al presidente Croce. Ci tenevo ad essere qui, mi scuso per il leggero ritardo, perché ritardo. Vale anche, anche per il governo, però in realtà ho compensato e anzi compenserò mantenendomi per questa serata anche per le premiazioni, perché mi ero ritagliato questo spazio. Peraltro ci tenevo a farlo perché, come ricordava opportunamente il presidente Croce, sono farmacista, sono figlio di farmacisti, che purtroppo non ci sono più, però anche con fratelli farmacisti, quindi appartengo a questa che a me piace definire una comunità umana prima ancora che professionale, e quindi questi momenti mi servono per respirare la mia categoria, per confrontarmi con i colleghi, per capire anche da dibattiti come questi quali sono le evoluzioni e le prospettive della categoria, e soprattutto mi piacciono parecchio anche le manifestazioni di premiazione
dei 25 anni, in realtà ho partecipato anche a manifestazioni di premiazione di 60 anni di professione, il che significa che la professione del farmacista, diciamo, allunga la vita, perché danno il segno tangibile di una professione e quindi di una comunità che rende omaggio ai propri decani, che rende omaggio a chi si dedica non solo a una professione in senso strettamente privato, ma che la vive anche come atto di missione e come anche donarsi alla propria comunità. Dico questo perché questo è accaduto durante il Covid ed è servito molto a rilanciare la figura del farmacista, non solo delle farmacie private, pubbliche e convenzionate, ma anche dei farmacisti ospedalieri, quindi di tutta la categoria appunto dei colleghi farmacisti, perché la categoria ha dato il meglio. Quindi il fatto di riconoscere oggi in maniera chiara e netta il fatto che esistano dei colleghi che raggiungono dei traguardi importanti risulta essere un valore immateriale, che però assume un valore sostanziale, almeno per me, in quanto identifica nelle persone che hanno dedicato anni, decenni della propria vita alla comunità professionale un traguardo molto importante. Il mio, che vuole essere soltanto un indirizzo di saluto, non può però non avere anche una prospettiva e avere un approfondimento di carattere governativo. Lo ricordavi, Presidente, perché in realtà ho imparato che un sottosegretario di Stato non interviene mai a titolo personale. Quindi voglio un po' rappresentare quella che è l'attenzione anche del governo Meloni, che ha dato nei confronti del mondo della farmacia in generale, ma non come atto di riconoscimento rispetto un'azione meramente lobbistica, purtroppo questa è la vulgata comune e ciò che si vuol far passare, ma rispetto appunto a quello che ricordavo, un impegno profondo della professione nell'essere un tassello, un anello fondamentale dell'assistenza sanitaria territoriale, che è proprio quella che è mancata durante il Covid. Questo valore immateriale, a mio avviso esercitato in maniera straordinaria da parte dei colleghi rurali, oggi viene riconosciuto dalla classe politica e si concretizza in tutta una serie di misure che vengono date alle farmacie e ai farmacisti, proprio per delineare quello che è il cambio di passo rispetto al passato. I 150 milioni che in Gazzetta Ufficiale, pubblicati, penso non più tardi di 3 settimane fa, come remunerazione aggiuntiva per i farmacisti, ne sono un segno tangibile e saranno riconosciuti per quest'anno, per l'anno prossimo e per il 2025. Insieme a questo, tutta un'altra serie di misure che si stanno intraprendendo proprio per evidenziare, stressare, migliorare quella che è la condizione della farmacia rispetto appunto al fatto di essere, come ricordavo, un anello di congiunzione nell'erogazione di salute territoriale, e quindi anche immaginare la farmacia all'interno della misura 6 del PNRR, in realtà nella misura 5 già è opportunamente declinata, quindi così come ve la sto rappresentando, un'analisi di prospettiva che porti a rafforzare quella che è una legge immaginata più di 10 anni fa, la legge sulle farmacie di servizi, che oggi trova finalmente attuazione. In questo, e su questo concludo, a mio avviso deve essere necessariamente, e ci stiamo mettendo mano, porre in essere una nuova governance farmaceutica. Una governance farmaceutica che ristori tutta la filiera, ma che soprattutto abbia il cittadino, e quindi le esigenze del cittadino utente, del cittadino paziente, come target finale. Il fatto che oggi molti farmaci sono difficilmente accessibili da parte dei malati, perché da reperirsi all'interno di farmacie ospedaliere che sono distanti dal sito di residenza, pone le stesse persone malate nelle condizioni di non poter aderire al farmaco, di avere una compliance farmaceutica completa, e quindi, in una parola, non pone nella condizione il malato di potersi curare. D'accordo con le sigle dei farmacisti ospedalieri, che sono
in questo momento i primi fautori di questo nuovo schema di governance farmaceutica, si può immaginare che il 90% delle molecole farmaceutiche ritornino appunto in farmacia, quindi che si renda accessibile il farmaco a tutti i cittadini e che quindi il cittadino possa avere accesso al farmaco in maniera molto molto più semplice rispetto ad oggi. Insieme a questo dobbiamo far correre un altro argomento che purtroppo è cogente, quello del risparmio, comunque della rivisitazione dei silos di spesa per rendere fattibile questa nuova governance farmaceutica. Ci stiamo ponendo mano, immagino che sia una soluzione fattibile e che vede, ripeto, il cittadino al centro del pensiero del legislatore e del politico, ma che veda poi ristorata tutta la filiera, partendo dalle farmacie, passando per i farmacisti ospedalieri, per i distributori intermedi, fino ad arrivare all'industria, quindi ponendo anche in sicurezza quella che è una filiera che oggi fattura 34 miliardi, in proiezione per quest'anno cresce a due cifre e che ci porta a essere il primo paese d'Europa. Abbiamo superato la Germania e anche quindi un motivo di orgoglio per la nostra nazione. Su questo concludo, facendo in bocca al lupo ai colleghi che hanno raggiunto questo importante traguardo e rendendomi, Presidente, se me lo consentirai, anche disponibile a premiarne alcuno laddove fosse possibile. Grazie. Grazie al sottosegretario per quanto ci ha detto. Io nella premessa, siccome abbiamo cominciato in orario, io nella premessa ho detto questo, che proprio se sulla spinta dell'emergenza pandemica la nostra comunità professionale ha accelerato appunto la trasformazione in direzione dei servizi sanitari di prossimità, anche la farmacia, questo è il momento, quello che il sottosegretario ha ben sottolineato, la farmacia deve riprendere la sua vocazione originaria, cioè che è quella del farmaco. I pazienti sono stufi di fare file, di girare a vuoto. Noi abbiamo un esempio virtuoso in una ASL della provincia di Roma. Speriamo che il tutto venga preso di esempio. Ad esempio, la ASL Roma 4, c'è stata questa inversione di tendenza. Noi ci auguriamo che il farmaco possa tornare. È chiaro che poi le organizzazioni sindacali dei titolari di farmacia e delle farmacie pubbliche, la SOFAM, concorderanno tutte le tempistiche e anche per la questione di rivedere gli sconti, ma noi dobbiamo riportare questo farmaco, anche perché così si decongestionano pure gli ospedali e diamo una mano ai pazienti che non ne possono più di fare file a vuoto. Allora, e questo è stato un punto, e vedo che il sottosegretario si sta impegnando su questo tema, un punto difficile, perché ci andiamo a scontrare con una ventina di soggetti che in ogni regione cercano di dire la loro, con tutte le implicazioni che ne derivano. Quindi grazie al sottosegretario, un saluto ai colleghi che sono arrivati dopo, non dico più in ritardo perché sennò sembra che voglio bacchettare qualcuno, il collega Eugenio Leopardi, presidente di Federfarma Lazio, il collega Salvatore Menditto, presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Viterbo, sì, adesso arriverà pure il presidente della federazione. Bene, tra poco, ecco, un saluto voglio darlo al Cavaliere del Lavoro, dottor Alberto Pedanzini, che è l'amministratore delegato e direttore generale della nostra banca tesoria, la Banca Popolare di Sondrio, proprio con rinnovare gli auguri per questa recente nomina da parte del Capo dello Stato. Grazie molte. Allora,
Allora, abbiamo da premiare parecchie persone. Mi dovrebbe dare questo. Lei può parlare lì? Sì, posso pure star zitto. Vedi. No, no, no. Bene, allora, noi sulla base di quello che avviene, che è avvenuto e avviene in molti ordini del nostro paese, noi eravamo rimasti a premiare solo quelli che fanno, che compiono 50 anni. È chiaro che ci sono tanti colleghi, e lo vediamo questa sera, cominciamo con i 25 anni, cosa che in tanti ordini fanno, soprattutto a Napoli, dove si riempie il San Carlo. Infatti aspetto il professor Sant'Agata, che dovrebbe venire pure lui, il presidente dell'Ordine di Napoli. E comunque, sulla base di queste esperienze, perché bisogna sempre guardare i lati positivi che ci sono, abbiamo, il Consiglio dell'Ordine ha deciso di fare questa manifestazione, che penso che sia già riuscita dal numero, perché è questa la fotografia, non devo dire altre cose. È chiaro che non potevamo fare una manifestazione celebrativa, bisognava dare un nesso, un contenuto alla nostra riunione, quindi abbiamo ascoltato il governo tramite il sottosegretario Gemmato, quello che ci ha detto, la tavola rotonda è servita a motivare il tutto e adesso cominciamo, poi interromperemo quando arrivano questi altri due colleghi. Prego. Bene, cominciamo. Allora, la chiama di quelli che verranno premiati. Perfetto. Benissimo. Allora. Bene, allora cominciamo in ordine alfabetico, per non scontentare nessuno. Salvatore Rosario Accordino. Ecco. Isabella Aquilina. Sì. Prego. Maria Grazia Arcieri. Vabbè. Grazie. Clementina Armato. Francesca Avanzati. Emiliana Baroncini. C'è. Abbiamo fatto. Allora, Luigi Bassano. Paola Antonella Belardi. Olivia Bizzarri. Clara Bolettieri. Gila Boloric. Celeste Borrelli. Grazie.
Gabriella Bottalico. Antonio Bottari. Alessandra Breret. Antonio, perfetto, grazie. Complimenti. Grazie. Patrizia Buttiglieri. Angela Cafaro. Silvia Caldarini. Colpa mia. Dario Camisasca. Maria Rita Campagnolo. Gianfranco Cannarza. Gerardo Capparelli. Questa è la mia amica. Paola Carnino. Dov'è Paola? Eccola. Auguri. Maria Claudia Carta. Elisabetta Casamassima. Luisa Casardi. E Rosanna Casardi. Antonella Castiello. Sì. Corinna Chiminazzo. Beh, Andrea Cicconetti, eh. Salutiamo il presidente Mandelli. Benvenuto. Aspetta, no, proprio aspetta, quando è arrivato il presidente Mandelli. Questo è tuo. Auguri. Auguri presidente. Grazie. Andiamo a fare una piccola interruzione tecnica. Presidente. Saluto il presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, l'onorevole Andrea Mandelli, che appunto. Buonasera, scusate il ritardo, non era voluto, mi scuso anche con il sottosegretario, ma oggi sapete che era una giornata un po' complessa per noi, quindi una giornata particolare, però non volevo far mancare il mio saluto, un saluto che faccio volentieri, e lo sto facendo in più di queste feste che posso fare, perché sono
100 sedi, ho 52 domeniche comprese Natale e Pasqua, quindi faccio un po' fatica, però ci tengo perché voglio davvero portare la gratitudine della federazione a ognuno di voi. Quello che abbiamo fatto è passato sulle vostre spalle, quello che abbiamo pensato lo avete realizzato e quindi tutti insieme siamo riusciti a dare una risposta che abbiamo fatto perché nel cuore abbiamo il tricolore, quindi l'abbiamo fatto per i nostri cittadini, l'abbiamo fatto per i nostri figli, per le nostre famiglie, l'abbiamo fatto continuando a studiare, anche quando magari non era facile riuscire a trovare il tempo in giornate complicate, in giornate difficili, in giornate in cui i dubbi che noi avevamo non potevamo certo trasferirli a chi entrava nelle nostre farmacie. Abbiamo aperto un'era nuova che avevamo promesso, che io avevo promesso a Giacomo Leopardi e quindi sono orgoglioso di averlo realizzato e sono orgoglioso di ricordarlo qua questa sera a casa sua, nella sua Roma, nella sua sede ideale, perché questo era il posto che aveva sicuramente nel cuore. Abbiamo cambiato insieme la nostra professione, gli abbiamo dato un respiro diverso, un respiro nel quale il paziente non c'è solo grato per la dispensazione di farmaci che facciamo, ma per quello che riusciamo a fare per lui, per la sua salute, per la salute dei suoi familiari. Abbiamo fatto sì che quella intuizione che era la farmacia dei servizi oggi sia chiamata farmacia di prossimità, però è quello che noi avevamo nel cuore e nella mente, il sogno che avevo io da ragazzino, quando ero presidente di Fenagifer e Alfredo qua di fronte a me era il mio segretario nazionale, il sogno che avevamo l'abbiamo realizzato. Ora sono contento di vedere tanti giovani perché è loro che dovranno raccogliere questo testimone e dovranno con forza portarlo avanti, perché poi questa serata è un po' una staffetta, no? È un testimone che si passa dalle mani salde di chi ha compiuto un percorso lungo, comincia a correre, ma sa che dietro arriva una persona che raccoglierà quel testimone e che con la stessa forza lo raccoglierà e lo porterà avanti. Ecco, questo è il significato di questa festa, questo è il significato di questa serata. Grazie davvero a tutti, grazie al Presidente Croce che mi ha dato la parola, grazie a tutti voi e auguri a tutti. Allora, grazie. Grazie. Padre, domani ti facciamo le prime azioni. Allora, riprendiamo. Facciamo ho dimenticato di adattare il vicepresidente di Federfarma Nazionale, Alfredo Procaccini, però non ti avevo segnato, ma siccome ti vedo sempre, quindi è di casa, è tappezzeria. La parte delle attrezzature. Allora, andiamo avanti. Riprendi Giuseppe, prosegui. Daniela Cimbri. Ormai sei qua. Daniela, tanti auguri, complimenti. È un piacere mio. E beh, Paola Cocito. Oh, scusa. Complimenti. Facciamo un euro. Grazie. Complimenti. No, questo non c'è. Questo non c'è. Eliminato. Fulvio Cosconati. Presente Mandetta. Di top. Fulvio, complimenti. Amelia Cupelli. Questo è mio. Filippo Maria D'Alfonso. Salvatore D'Angelo. Margherita D'Antuono. Barbara De Angelis.
Emanuela De Giusti. Francesco De Longis. Complimenti, auguri. Bene, tu? Per gli amici Gianfranco. Maria Egle De Maglie. Agnese De Michelis. Annibale De Ponte. Simona De Trovato. Paola Del Ciotto. Marco Di Attilio. Siate onesti. Sportivo, hai visto che scatto? Grazie. Oh, complimenti per lo scatto. Carla Di Fabio. Sì, sì. Hai assunto questo ruolo di ciao Carlo. Tanti complimenti. Quando ti metti si prepari e ci Silvia Di Gianmarino. Si prepari ad Alessia Di Gianfrancesco. Alessia Di Gianfrancesco. Micol Di Gioacchino. Andrea. Non c'è. Micol, no, eccola qua. No. Sì. Micol, sì. Complimenti. Ciao a me. Margherita. Piano piano. Piano piano. Maria Alessandra D'Ippolito. L'ordine. Complimenti, dottoressa. Grazie a lei. Umberto Elia. Bene, Umberto, complimenti, grazie, auguri, grazie. Il tuo diploma. Maria Annunziata Farina.
Elena Ferrandi. Alessia Fraschetti. Esther Gabriele. Antonella Garofalo. Devo seguire due anni. Giuseppe Giannini. Elio Giannitelli. Vediamo quanto manca. Manca un quarto. Ancora hai. Elio. Tanti auguri. Grazie. Marisa Giariale. Gioviale. Gioviale. Gioviale, scusi, scusi, scusi. Ci siamo capiti. E sta scrittura? Resta. No, non questa, prima questa. Alessandra Giudice. Vai a dire poi. Alessandra. Siamo solo alla G, eh? Due parole, una mezz'oretta adesso ci dirà due parole. Enrico Maria Giuga. Leggila tu. Complimenti, dottore. Luca Giuliani. Scusa, Laura Giuliani. Laura. Laura, sta scrittura. Sono emozionato, è vero. È tra il sottosegretario e il presidente. non è da poco, non è da poco. Il ragazzo si farà. Laura Giuliani, peraltro abbiamo fatto l'università assieme. No. Laura, abbia pazienza. Abbia pazienza. C'è anche un po' un'età. Esatto. Fabio La Giusti. Questo lo dai il sottosegretario? Sì, questo lo faccio. E tu adesso esci. Faccio pure il presentatore. Cioè, la valletta. Grazie. Adesso una premiazione speciale, Giuseppe Guaglianone. Eccolo qua. Giuseppe, complimenti. Auguri. Questo lo dedico a tutti voi, a tutti quelli che mi avete sopportato, cioè a tutti i presenti e a tutti gli assenti. Grazie, grazie di cuore. A posto. Allora, andiamo avanti. Antonella Iemma. Anche io sono gestito.
Questa? Romina Imbriano. Cinzia Imperatore. E Silvia Imperatore, che so che sono gemelle. Ah, sono gemelle. Complimenti. No, per questa prima là, Imbriano. Eccole qua. Cinzia e Silvia. Io non dico chi è Cinzia e Silvia perché io lo so, però se no, no, io. Cinzia. Cinzia. Silvia, vedi, la classe non è altra. Così. Grazie, grazie mille. Renato Indovina. Giuseppina La Fiandra. Complimenti Renato. Monica Lentini. Chiama. Alessandro Leone. Monica Lentini. Sta arrivando. Ah, eccola qua. Facciamo, tu fai lui, faccio lei. Monica Lentini. Monica, eccoti il tuo diploma. Complimenti Monica. Monica Loreti. Elisabetta Maccioni. Elisabetta, ecco. Daniela Marchetti. Alessandra Marincola. Ecco di Alessandra. Maria Rita Marinetti. Complimenti. Francesca Marini. Elena Martinez. Paola Masseo. Elena Martinez. Elena. Lei. Laura Mataldi. Vieni Valentina. Complimenti. No, non c'era. No, aspetta, no. Aspetta. Questo Paola. Sì, questo sì. Ok, Paola si è a posto. Lucrezia Mazzamurro. Marcello. Stefano Mazzei. Claudia Medori. Stefano Mazzei. Ecco qua. No, perché non si è registrato. Romina Melgiovanni. Quelle che non si sono mai registrate. Daniele Menchinella. Complimenti. Daniela Menini. Complimentissimi. Complimentissimi. Marzia Menzurati. Roberto Miano. Pietro Minonzio. Roberto, eccoti qua Roberto, complimenti, auguri.
Massimo. Grazie. Jacopo Molaglioni. Massimiliano Moriconi. Vincenzo Nicotra. Che cornetti vai, non basta. Vai. Laura Nocerino. Vincenzo, tanti auguri, complimenti, un abbraccio. Nicoletta Onori. Tanti complimenti. Nicoletta. Lucia Pacca. Romina Pagliaro. Dottoressa, tanti auguri, complimenti. Claudia Paolino. Allora, altra interruzione tecnica. Salutiamo il professor Vincenzo Santagata, presidente dell'Ordine di Napoli, che appunto ci onora della sua presenza. Siccome proprio questa idea di coinvolgere i 25enni, 25 anni di laurea, è venuta proprio a seguito degli incontri che abbiamo fatto a Napoli, dove questo Sant'Agata allora, fa San Carlo, noi ci permettiamo, non abbiamo il San Carlo in questa città. No, no, non, e non ti lascio. No. Bene. Giovanna Pellegrini. Alessandra Pennacchiotti. Ottimo. Sprinto. Gabriele Peritore. Grazie mille. Donatella Petracci. Donatella. No, allora, Donatella, auguri. Stefania Petralito. Lascia per prima poi l'orario. Francesco Pignatelli. Maria Rosa Pititto. Francesco, complimenti. Antonella Pittui. Tanti auguri. Siamo quasi omonimi. Complimenti. Vai. Sì. Ciao, complimenti. Elisabetta Podestà. Alessandro Policreti. Federica Pompei. Bene Alessandro, complimentissimi, anche a te, auguri. Angelo Pontecorvi. Tu dove stai? Federica. Carmela Rabasco. Complimenti Angelo, auguri. Grazie. Lo stesso giorno dello stesso anno. Sì. Caterina Romano. Bravi. No, studiato, non ci posso credere. Ciao. Grazie. Ciao. Elena Rossi. Dai. Federica Ruggero. Siamo a lei, eh? Eccoti qua, Elena. Francesca Rusci. Segretario di Gattelli, prego.
Francesca, dov'è? Giuseppina Sabucci. Marito e moglie sono state premiate. Sabrina Santopadre. Non c'è? C'è? Ah, eccola. Sabrina, auguri, complimenti. Giovanni Scarfò. Grazia Savino. Antonio Scigliano. Savino non è... Non pervenuto. Barbara Scimia. Anna Scurti. No, questa sì. Fia Mia Serlenga. Sì. No, no, non c'è, non c'è, non è presente. Non... Anna Scurti. È lei? Aspetta, lei è? Anna Scurti. Ecco qua, Anna Scurti. Sbagliamo di più. Aspetta, aspetta. Ciao, c'è un momento che impasqua con i diplomi. Rosanna Siciliano. Aspetta. No, aspetta. Fia Mia Serlenga. Ok. Grazie. Complimenti. Grazie. Ciao. Ciao. Salvatore Sità. Lucrezia Soldo. Hai risposto in ritardo. L'offerta, questo non c'è. Questo c'è. Angelo Stanco. Marco Taliani. Barbara Taurian. Barbara, ecco qua. Rita Tinelli. Barbara Tomaselli Palladini. L'ultima. Valeria Torresi. Sei Barbara, complimenti, auguri. Grazie alla dottoressa Savino. Savino, eccoli qua. Non mi perdoni. Però, complimenti. Questa c'è. Patrizia Totino. Eccola qua, Rita. Grazie, auguri. Patrizia. Maria Laura Tropea. Sì, questa è la pista. Marca Alessia. Sì. La pista. Finale, le chiamiamo dopo. E quelle le chiamiamo dopo. Salvatore Vaccarella. Salvatore, complimenti, dottoressa. Ciao. Salvatore. Sei tu Salvatore? Sì. Oh. Alessia Vacca. Salvatore, complimenti. Prego, il tuo diploma. Claudia Ventresca. Quando l'abbiamo letto non ci troveranno. Paola Vergati. Complimenti. Grazie. Auguri. Claudia, auguri e complimenti. Helen Viano. Allora, Paola. Vigilante non c'è. Viano. Elena, eccola. Presente la. No, l'ho pronunciato. L'ha pronunciato Elena. Quasi io male. Luisa Vincolato. Sono un uomo di mondo. Parla le lingue. Giuseppe Violo. Annabella Vitalone. Grazie.
Maria Grazia Vizzaccaro. Arrivederci. Stefano Borisovic. Cristina Castellacci. Questi sono i recuperi? Sì, sì. I recuperi. Siamo ai recuperi, eh? Cristina, auguri Cristina, in bocca al lupo. Questa è un po' più lunga la questione, sì. Non mi dovete aspetta, perdonare. Però vedi D'Ambrosio. No, aspetta, no, se no non vado. Paolo Don Francesco. Paolo, complimenti, auguri. Rosalba Marino Cosentino. Seconda chiamata. Gianluca Morganti. Poi procediamo con il palco. Sì. Non chiamiamo le file. Antonella Severi. Gianluca. L'abbiamo recuperato. Silvia Fonsi. Posso prendere questa? Sei bravo. Se prendo una pergamena ora Mattioli. Francesca Mattioli. Francesca Mattioli. Niente, procediamo all'imbarco. Maria Assunta Novello. Francesca, ti avevamo dato per dispersa, eravamo preoccupati. Lavora, era ancora in farmacia. Brava, dillo a questi spettacoli. Brava, è così che si fa. Siamo presi pure una ragazza. Patrizia Vigilante. Complimenti. Patrizia Vigilante. Patrizia, complimenti, auguri. Paolo Pagano Mariano. Che quelli eccolo. Oggi è Paoletti. Vai. Nicoletta Paoletti. Grazie. Nicoletta Paoletti. Chi mancherà? Nessuno. Il segretario della pergamena. Stefano Terenzi. Stefano, dove sta? Abbiamo finito. Sì, no, abbiamo finito. No, è finita la prima parte, adesso arrivano gli altri. No. Grazie. Stefano, complimenti. Grazie. Adesso arrivano gli altri. No, abbiamo finito. Ah. Abbiamo finito. Vabbè. Abbiamo chiamato tutti, evidentemente allora, no. Allora, aspetta. Venite, piano piano. E li chiamo. Un attimo solo. Guarda quanti ce ne sono. Cioè, chi non ha risposto a tono alla allora, lettera d'invito è chiaro che va in coda. Maria D'Ambrosio. Grazie dottore. No, aspetta che sono in ordine alfabetico. Allora, prego. Ecco, Maria D'Ambrosio, complimenti. Grazie dottore. Super. Lei si era registrata. Non conviene forse richiamarli tutti. Maria Pia Suter. Chi altro lo deve dire? Li chiamo tutti. E quelli allora, che non c'è la catenacce. Forse è meglio che li chiamiamo. Allora, li chiamiamo tutti e chi non vi è, non c'è, non si presenta. Presente? No, Presidente, li possiamo. Presidente, li posso chiamare tutti. Io li richiamerei tutti, perché se vengono qua è un casino. Chiamiamoli tutti. Francesca Alteni. Guardi, se no prendete questi poi di proprio me li diamo all'ordine. Un attimo. Sì. Allora, un attimo solo. È andato bene fino adesso. Un minuto solo di raccoglimento. Siccome. Oh. Aspetta un attimo. Allora, questa è la quarta chiamata. Siccome c'è gente che chiaramente non risponde a tono con le mail, no? È chiaro che si crea poi questo tipo di disguido. Quindi, siccome sono rimasti pochi, li chiamiamo e quindi. Francesca Alteni, la prendo io. Sì, ce l'ha lei?
Ciao, 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 ciao. Medaglia. Tutta Paola Astarita. Te ne davo due prima e facevamo. Stefano Battistini. Carmela Bertolami. Isabella Bianchi. Claudia Bombace. Laura Brocchieri. Alessandra Checcoli. Tatiana Cicero. Gianluca Coccia. Laura Conte. Anna Maria Corsetti. Monica Crabuzza. Alessandro De Santis. Anna De Serio. Daniela Dalciotto. Marcella Di Annunzio. Paola Di Basilio. Gianpaolo Dionisi. Maria Grazia Evandri. Daniela. A posto. Maria Grazia Evandri. Sara Ferrucci. Massimiliano Florio. Barbara Galeassi. Barbara Giannuzzi. Tu sei? Barbara. No. Barbara Galassi. Lilia Lausciani. C'è? Sì. Laura c'è? Patrizia Mancini. Patrizia. No, lei è Lilia. Lei è Lilia. Lilia. Ecco, so. Grazie. Grazie. Elena Mannarino. Paola Marcolin. Paola. Oh, bene. Eccola Elena. Gabriella Martini. Brava, Elena, complimenti. Gabriella. Elena Matarangolo. Eugenio Mealli. Eugenio. Carmen Mottola. Maria Elena Neri. Concettina Oliva. Roberta Pierotti. Eccola. Pierotti? Sì. Angela Pollicino. Prego. Paolo Porcelli. E poi lo viene a prendere all'ordine. Giuseppe Rambone. Adriana Ricciardi. Silvia Rossacco. Federica Saraceno. Teresa Vittoria Squillace. Federica Torzolini. Saraceno, Federica, complimenti. Ciao. Tu sei? Ciao. Okay. Ilenia Catenacci. Ciao, complimenti. E il dottor Coli, Emanuele. Emanuele Coli. Ora vi prepariamo subito il diploma. Allora. Emanuele Coli. Ciao. Complimenti, Emanuele. Emanuele. Tanti complimenti. No, presidente Ubi Maio. Un attimo solo. Grazie Andrea. Allora. In serio, Giuseppe scusa la dottoressa. Allora. Dottoressa De Serio, Anna. È sostituta. Vieni, vieni. Ecco. Entra. Questo è tuo. Allora. Abbiamo finito? Giuseppe? Abbiamo finito? Sì. Allora, un attimo. Qualcuno che non è potuto venire, è chiaro che verrà riconvocato a domicilio per il 5 luglio. Facciamo la seconda puntata, perché ce ne abbiamo tanti da premiare e c'è una sanatoria. Questa parola, ormai la sanatoria è diventata... Prima era patologia, adesso parte gli scherzi. Quindi ci attrezzeremo per il 5 luglio per completare, ma non finiremo neanche il 5 luglio perché ce ne sono ancora altri che verranno rimandati a settembre. Professor Sant'Agata, vuoi dire qualcosa? Buonasera, grazie Presidente per l'invito. Scusate. Un saluto al sottosegretario, al presidente Mandelli,
Io direi che dobbiamo essere orgogliosi di appartenere a questa importante professione, una professione benemerita, riconosciuta anche dal Presidente della Repubblica, ed è una delle professioni più importanti, che è anche più antiche, che è nata 800 anni fa, anzi informo anche il Presidente che quest'anno la Federico II, io sono un federiciano, festeggio gli 800 anni dell'università più antica al mondo, l'università laica, ed è stato proprio l'imperatore Federico II a distinguere il ruolo del medico dal ruolo dello speziale, e lì è nato la figura del farmacista. Quindi ecco, è una professione antica, spero che possiamo festeggiare questa ricorrenza il prossimo anno e portare avanti questo grande concetto, che è quello di prendersi cura dei cittadini e del territorio. Grazie e congratulazioni. Grazie al professor Santagata. Vladimiro, un saluto. Vladimiro Greco è presidente della FENAGIFAR, ci abbiamo a Roma il presidente di questa, dei giovani, e quindi che salutiamo. Siccome già in anteprima la settimana scorsa alla Camera dei Deputati loro hanno parlato di questo tema, che noi questa sera abbiamo ripreso, ma è un tema che va approfondito e studiato e va ancora trattato in battute successive. Allora, io penso che sul abbiamo detto tutto. Grazie per la pazienza, perché è parecchio, meno male che avevamo cominciato in orario, perché pure se si comincia in orario si va a questa, si fa questa conclusione. Bene, a posto. Allora, a posto, se ci accomodiamo al piano di sotto del museo per un cocktail di saluto collegiale. Buonasera a tutti.